il nuovo e forse ultimo, perché con questo film non possiamo dare niente per scontato, trailer di Spider-Man No Way Home. E qui ci sono tantissime cose, ma tante forse non ci sono. E adesso li vediamo. 42. Ben ritrovati, ragni, Peter Parker e villains dei vari multiversi, Spider-Man No Way Home, nuovo trailer, andiamo subito a vederlo e a trovare quelle che sono le varie curiosità, che ormai i trailer dobbiamo guardarli con carta e penna davanti agli occhi per capire quello che c'è, quello che non c'è, quello che potrebbe. Dai, parliamone insieme, ma naturalmente nei commenti dite anche la vostra, mi raccomando, perché è essenziale, più che mai. Eccolo qua, la prima immagine è veramente questa del povero Peter Parker di Tom Holland con questo visino malconcio che probabilmente arriva dal terzo atto del film, dove sarà abbastanza malconcio e quasi sconfitto, lo sappiamo, questo è il copione classico. Dopodiché, ecco, lui, questo il trailer inizia con lui che dice: l'unica settimana tranquilla della mia vita, sta parlando con MJ e Zendaya, la MJ di Zendaya, perché ormai dobbiamo dire anche così. Mentre rivediamo immagini che abbiamo visto anche nel primo trailer di Spidey e MJ circondati dagli elicotteri dei notiziari, e lui che parla con lei, gli dice: insomma, da quando ti ho rivelato la mia identità sono stato con te, ecco, l'unica settimana tranquilla della mia vita è quello che ho vissuto. Dopodiché si buttano giù appunto dai palazzi, vanno nella metropolitana e rischiano di morire. Insomma, chi non lo farebbe con la propria fidanzata, di farsi quasi ammazzare da un treno della metropolitana. Marvel Studios, vari loghi. Allora, intanto dico subito una cosa: il rapporto tra Peter e MJ, perlomeno questo Peter, quello dei Marvel Studios e non solo della Sony, il loro rapporto deve essere sicuramente più sviluppato, più compattato, un pochino più preciso. Non che non ci fosse negli altri film, ma è sempre stato costruito e accennato, ok? Quindi magari stavolta avremo un film dove si raggiunge l'apice del loro rapporto. E ecco qua Peter che va nel quartier generale, il Sanctum Sanctorum di Doctor Strange, con la neve. Ormai abbiamo imparato a conoscere questo ambiente, ci devono ancora rivelare del perché ci sia la neve nel Sanctum Sanctorum di Doctor Strange, però comunque ecco qui uno scambio di battute, gli dice, qui parlano già dell'incantesimo andato male, di cui abbiamo avuto un assaggio nel primo trailer, quando Peter chiede a Strange di cancellare la memoria di tutto il mondo, cioè che lui sia Spider-Man, cosa rivelata da Mysterio nell'ultimo film e poi ripresa da tutti i giornali, non ultimo il buon JJJ con il suo Daily Bugle. Qui vediamo qualcosa che non va, proprio il momento in cui tutto va a ramengo. Vediamo questi anelli concentrici che potrebbero anche rappresentare il numero di multiversi che vanno a incrociarsi. Questo ovviamente è solo una teoria, sembrano quattro mentre girano, e beh, potrebbe essere una di queste teorie, anche perché poi Strange, come vediamo, va a compattare questa sorta di unità dei multiversi che sono sfuggiti di mano, e forse poi li mette in quella scatola che tornerà poi più avanti nel trailer. Anche qui magari dici un po' cosa ne pensate. Ecco la bomba zucca del nostro simpatico Green Goblin, bomba zucca che ormai avevamo già visto e conosciuto. Qui abbiamo lo scontro sull'Hudson River, dove è ormai chiaro, a parte che vediamo proprio il meraviglioso Green Goblin di Willem Dafoe in tutta la sua sgargiante verdosità, abbiamo proprio il bellissimo costume del film di Sam Raimi e quindi Willem Dafoe, di cui poi sentiamo anche la voce nel trailer. Ecco, qui è esattamente lo stesso terreno di scontro dove vediamo anche arrivare Doc Ock. Quindi probabilmente in questa prima fase, in questa sequenza, i due affronteranno Peter Parker, Spider-Man, ma questo potrebbe voler dire che il Green Goblin e Doc Ock dello stesso universo, perché poi alla fine era l'universo di Sam Raimi, si sono alleati e forse hanno trovato anche il modo di avere una tecnologia superiore, che poi vedremo anche andando avanti con il trailer. Qui vediamo l'arrivo di
Electro, o comunque un bel diciamo assaggio di quello che è l'arrivo di Electro, e questo costume di Spider-Man, quello nero e dorato, che viene ripreso direttamente dai fumetti, dalla run di Don Slott, dove in pratica Peter Parker, Spider-Man, veniva messo un po' di fronte alle proprie responsabilità, dove insomma non voleva che nessuno perdesse più la vita negli scontri che aveva. E anche in questo film lo sentiamo a più riprese detto nel trailer: Peter Parker si ritrova di fronte al dilemma di uccidere oppure no, oppure salvare tutti, in questo caso probabilmente i villains. Come sappiamo, negli altri film di solito i villains perdono sempre la vita. Lo Spidey di Tom Holland è un po' più soft, lo sappiamo, un po' più buono di cuore, più ingenuo, più bambino, più ragazzino, e quindi questo dettaglio potrebbe non essere indifferente nell'economia del film. Qui vediamo ancora distruzione sull'Hudson River, l'arrivo dei tentacoli di Doc Ock, che sono un po' diversi da come ce li ricordiamo, ed eccolo qua, il nostro bellissimo Doc Ock, combattimento, anche qui di cui abbiamo già visto diversi momenti, ed eccolo qua invece il momento nuovo. A differenza dei tentacoli di prima, che non sembravano, vedete, sembrano completamente metallici, grigi, invece subito dopo vediamo delle inquadrature dove Doc Ock ha questi tentacoli rossi, e quando vediamo del metallo con questa colorazione, no, con queste nuance, non so voi, ma io penso subito a Iron Man. E quindi, domanda, è possibile che nei loro universi Doc Ock e magari Goblin abbiano derubato, collaborato, sottratto, ok, delle tecnologie a Tony Stark? Chi lo sa? Chi lo sa? Allora, ecco, e qui vediamo la tuta, no, che se ne va, la nano tuta di Spidey che se ne va, viene schiacciato contro un palo e Ock dice: tu non sei Peter Parker. Ma allora, calma, perché anche qui me lo sono segnato, cioè, visto che poi vediamo che MJ e Ned si ricordano che lui è Peter Parker, ma Doc Ock e Goblin sanno, non sanno che Spider-Man e Peter Parker? Arrivano in seguito sicuramente all'incantesimo di Doctor Strange, però una volta che entrano in questa realtà dovrebbero esserne forse affetti, quindi o non è affetto nessuno, o non è affetto o solo qualcuno, o solo chi arriva dopo. Anche questo, vabbè, chiaro, non è il Peter Parker a cui loro sono abituati, però allora non sanno di essere finiti in un altro universo? Dobbiamo anche chiederci questo, perché se loro sapessero di arrivare in un altro universo potrebbero aspettarsi di trovare un Peter Parker diverso da quello che conoscevano. Comunque, andiamo avanti. Va bene, auto che se ne vanno, Ock che lancia auto è sempre un grande cliché, come Spider-Man 2, insomma, questo ce lo ricordiamo tutti. Ecco qui, momenti un po' siparietti comici, non tanto, vabbè, io non l'ho trovato tanto divertente, però perfettamente in linea con quello che è lo spirito dei film Marvel. Cioè, qui è il momento in cui gli dicono: come ti chiami? Gli chiede Peter, e Doc Ock gli dice: Octo Octavius, e loro se la ridono perché è un nome da fumetto. Esattamente come nei film Marvel si sono sempre presi un po' in giro a vicenda i personaggi per i nomignoli, sia identità segrete, sia personaggi magari che iniziano con la stessa lettera o che sono un po' fumettistici. Quindi questo è in realtà perfettamente in linea con quella che è stato lo stile Marvel fino ad ora, cioè non l'universo Raimi, non l'universo Web, ok, e Amazing Spider-Man, ma universo Marvel, e quindi ecco, loro se la ridono. Ned, MJ e Peter. Ecco, qui un'altra cosa interessante. Vedete? Doc Ock gira la testa e i tentacoli si girano con lui. Che cosa potrebbe significare questo? Che c'è una nuova tecnologia, che i tentacoli hanno preso di nuovo il sopravvento su Doc Ock? Perché, ve lo ricordate, nei film di Raimi soprattutto lui veniva traviato mentalmente dai tentacoli e poi invece riusciva a riassumere il controllo e uccidersi nel finale. Qui invece sembra che o nanotecnologie o le tecnologie di Stark, eccetera, c'è un controllo molto più profondo e coordinato tra la mente di Ock e i tentacoli, e questo potrebbe essere un indizio, direi, interessante. Altra cosa, scusate,
assurda. Ma perché Ned ha in mano una balestra? Ora, va bene, questo è un sotterraneo, probabilmente un sotterraneo dove vengono tenuti prigionieri dei super cattivi, quindi vedete che è chiuso, sembra quasi una cella strampalata, oppure quasi un vagone della metropolitana riconvertito a cella, non lo so, azzardo. Quindi potrebbe essere un posto dove Spider-Man e Doctor Strange hanno deciso di rinchiudere i villains che riescono a catturare. La Statua della Libertà con lo scudo di Capitan America. È un'installazione temporanea? Probabilmente sì. Vediamo che ci sono dei lavori in corso, no? Sembrano proprio quei cartelli che vengono messi per i lavori in corso, e potrebbe essere un'installazione temporanea che viene fatta a New York, naturalmente, e quella sarà anche la sede dello scontro finale tra Spidey e i cattivi. Ancora il costume nero e dorato in questo setting, quando vediamo delle centraline elettriche, dei pali, ok, alti, dell'elettricità, sappiamo che Electro non può essere troppo lontano, infatti eccolo qui che si forma alle spalle di Spider-Man, cosa molto curiosa. Vediamo Spider-Man appunto che utilizza la magia di Doctor Strange nel suo costume, quindi forse questo costume nero e dorato verrà o modificato magicamente o creato da Strange e i suoi per farlo usare da Peter in maniera semplice, quindi senza che sappia usare la magia, ma può utilizzarlo anche lui con tutti i vantaggi. Qui abbiamo la parte, per favore andate a fare Scooby-Doo con i cattivi, come dice nel trailer inglese, mi fa assolutamente impazzire. MJ che tiene testa naturalmente dialetticamente a Doctor Strange e gli chiede per favore, di chiedergli le cose per favore, come fanno tutti i bravi ragazzi. E Strange approva perché ovviamente da buon vecchio saggio lo fa. Allora, eccoci di nuovo nel setting elettrico. A Natale ci siamo, a Natale, in realtà esce prima, lo sappiamo, 15 dicembre, siamo tutti qui pronti ad andare al cinema a vederci Spider-Man No Way Home. Ancora qui abbiamo una sorta di duo, perché io vedo sabbia e vedo fulmini, quindi mi sa che qui l'uomo sabbia ed Electro attaccano probabilmente la stazione di polizia. Vediamo i camion della stazione televisiva del Daily Bugle e il buon vecchio J. Jonah Jameson del mitico e fantastico J.K. Simmons, e quindi sappiamo che anche il Bugle farà la sua parte, soprattutto quando i cattivi distruggeranno la città, e c'è ben poco da ridere. Spidey che volteggia sopra i fili dell'alta tensione, Octavius che qui sembra essersi convertito, e questo è già un bello spoilerone che il trailer ci butta giù, cioè che Octavius, lo sappiamo, è sempre stato un po' borderline, quindi può anche darsi che a un certo punto decida di aiutare i nostri eroi, quantomeno magari per una sua anche ragione egoistica. Bellissimo qui che abbiamo lo sticker This is fine, quello del cane, il famoso meme del cane che mentre tutto va a fuoco dice This is fine, e quindi Ned è veramente un nerd di prima categoria. Il costume con da arachnide vero e proprio, con le protesi diciamo delle zampe da parte di Spider-Man, un po' di scontri con Hawk sempre sul fiume Hudson. E qui entriamo in territorio Doctor Strange che si scontra un po' anche col nostro Peter Parker. Bomba zucca questa scena che riecheggia tantissimo la scena del film di Raimi in cui c'è la bomba zucca che esplode in faccia a Tobey Maguire, Peter Parker di Tobey Maguire, sicuramente ve lo ricorderete tutti. E qui abbiamo questo salvataggio, oddio, più che salvataggio sembra proprio che la bomba gli esploda in faccia. E qui abbiamo le conseguenze dell'attacco di Electro e di Sandman, dell'uomo sabbia, ai danni di questa location che abbiamo visto. Qui Strange gli dice proprio, scordati di poter riuscire a salvare tutto e tutti, e Peter però, lo sappiamo, è idealista e quindi ci proverà anche a costo di entrare in rotta di collisione con Strange, no? Visto che gli prende la scatola che dovrebbe contenere il modo per unire, non lo sappiamo, sistemare in qualche modo i multiversi, e qui vediamo che i due arriveranno necessariamente a scontrarsi. Qui vediamo Spider-Man che ha preso la scatola magica a Strange, Strange che gli fa questo trucco bellissimo di aprirgli due portali per fargli finire la ragnatela che ha lanciato nelle sue stesse gambe.
viene preso, e qui la trasmigrazione attraverso Satori, no scherzo, non è Kenny il guerriero, c'è comunque la proiezione astrale del corpo di Spider-Man, esattamente come nel primo film di Doctor Strange. Strange lo porterà un po' in giro, credo, per i vari universi, per spiegargli come funzionano i multiversi. Questa scena sicuramente è parte di questo momento, diciamo, sul piano astrale, in cui Strange prova a spiegare e un po' prova anche a scontrarsi pacificamente, diciamo, questo ossimoro con Spider-Man per spiegargli i multiversi. Gli dice: ci sarà un altro modo? No, non c'è. Zia May che corre, non si sa dove. Qui abbiamo ancora un primo scontro tra Spidey e Doc Ock. Qui più o meno, secondo me, sequenza finale all'interno della Statua della Libertà, un grande classico in costruzione. Electro che arriva, lo vediamo chiaramente, Jamie Foxx con il suo nuovo costume per contenere i poteri, o forse gli serve per rimanere integro perché è diventato completamente elettricità. Questo però lo scopriremo solo vivendo. Costume tra l'altro praticamente similissimo a quello dei fumetti degli anni 60-70, con quella maschera fatta tipo a stella. Ancora esplosioni, Hawk, Spidey, che qui vedete nella fase finale avrà comunque la magic box, diciamo così, di Doctor Strange, quindi vedremo che utilizzo ne farà e come andrà a finire la storia. Qui ancora, secondo me, la parte appunto dove Strange e Spidey se ne vanno in giro sul piano astrale. Il Goblin in tutta la sua bellezza, in tutta la sua beltà, in tutta la sua cartunesca beltà della Sam Raimi, quindi qui è proprio, abbiamo 100% Willem Dafoe. E qui abbiamo un nuovo Goblin, che non riusciamo naturalmente a vedere in faccia. Sembra un incrocio tra lo snowboard volante, chiamiamolo così, tra il Goblin di James Franco e il Goblin di The Amazing Spider-Man. Però sarà uno dei due? Sarà un nuovo personaggio? Un nuovo Goblin? Perché, sapete, in 2 ore e mezzo possono succedere un sacco di robe nei film. Baci, polizia, Happy preoccupatissimo. Qui, ecco, vedete che il fatto che la scatola contenga i multiversi è quasi chiaro, perché qui ci sarà l'utilizzo di questa box e i multiversi esplodono in qualche maniera. Non si sa se sarà una cosa risolutiva o se incasinerà ancora di più le cose. L'uomo sabbia, l'arrivo dell'uomo sabbia, poi vediamo finalmente anche Lizard che arriva direttamente dai film di The Amazing Spider-Man. E qui abbiamo, poi lo diremo, forse la più grande sorpresa di tutte, Peter che dice non posso salvare tutti, non ci riesco. Ed ecco, qui non lo vediamo in questo trailer, io ho preso il trailer italiano, ma se andate in giro è facilissimo vedere i pochi secondi che seguono questo super attacco totale, no? Il famoso, quello che viene chiamato il frame che ti vende tutto il film, cioè tutti i cattivi insieme appassionatamente che si scontrano con o con i Spider-Man. Perché? Perché nella versione, alcune versioni internazionali di questo trailer, questo momento è ancora più chiaro, perché pochi secondi dopo questa scena si vede Lizard in particolare che viene colpito in faccia dal nulla, perché praticamente si vede che gira la testa a 180 gradi ma non c'è nulla che lo colpisce. E allora qualcuno ha già azzardato dicendo: è stato cancellato digitalmente uno degli Spider-Man degli altri universi che arriveranno a dare manforte a Tom Holland e a questo Peter Parker. Tutto è possibile, ormai è il segreto di Pulcinella, veramente. Se non ci sono gli altri Spider-Man, non so se definirla mossa suicida o coraggio trollone della Marvel, però a sto punto, se non ci sono gli altri Spider-Man, almeno un po' dalla seconda metà in poi del film, io veramente, raga, non so più che cosa pensare. Qui abbiamo qualche momento dello scontro all'interno della Statua della Libertà. Scudo che cade, gli scudi cadono, lo shield cade, lo scudo cade. Distruzione totale. E qui altro momento che ci fa venire un brivido sulla schiena a tutti noi appassionati di Spider-Man: la caduta di Mary Jane, che ci deve essere sempre per tutti gli Spider-Man. Il momento
definitivo, momento che ci fa tremare come foglie, perché sappiamo il destino di Gwen, in questo caso MJ, solo in The Amazing Spider-Man era andata male ed era Gwen, MJ di solito va sempre bene, però vedremo se anche qui va bene, le andrà bene in questa caduta. E qui c'è già chi dice che quando MJ cade e Peter prova a raggiungerla, in realtà la mano che prende quella di MJ non è quella dello Spider-Man di Tom Holland, ma è quella di Andrew Garfield, che così si redime dalla morte della sua Gwen Stacy. Ora, a me sembra lo stesso guanto, però, ragazzi, ha il blu sul palmo della mano e le dita sono rosse. Lo vedete anche voi? Questo non vuol dire che riesca a prenderla, per carità di Dio. Questa magari è l'inquadratura in cui sembra che riesca a prenderla, poi magari viene trattenuto da qualcuno, da qualcosa, viene tirato indietro e arriverà un altro Spider-Man a salvare questa MJ. Non lo sappiamo, però giusto per mettere i puntini sulle i. Ed eccoci qua, Spider-Man No Way Home, ci siamo, 15 dicembre, tutti pronti. Ecco, altra cosa, non riuscirò a contenerli, dice Strange, questo viola che con queste lingue di multiversi sembrano, come li abbiamo visti anche nella serie di Loki, ad esempio, sembrano arrivare altri multiversi, o forse sono i multiversi relativi ai simbioti, perché i simbioti di Venom sanno e hanno vissuto, e il simbiote di Venom dell'universo di Raimi ha già incontrato Spider-Man, potrebbero arrivare loro, non lo sappiamo, cosa succederà? Insomma, abbiamo capito che succederanno un miliardo di cose, ma veramente un miliardo di cose in Spider-Man No Way Home. Noi ci auguriamo il meglio, naturalmente iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere le notifiche anche sui prossimi video che faremo, sempre cose sicure, niente speculazioni, niente robe troppo campate in aria. Se ti è piaciuto questo video metti un pollice su, se non ti è piaciuto metti un pollice giù, ma spiegaci anche perché ti è piaciuto o non ti è piaciuto e cosa ti aspetti da Spider-Man No Way Home. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Giacomo.